Benvenuti in questo nuovo corso della Smart Academy dedicato all'evento che ha caratterizzato uno dei momenti più interessanti della cultura e della progettazione architettonica, cioè il seminario internazionale Prever di Architettura e Cultura Urbana di Camerino, meglio conosciuto agli addetti ai lavori come SARPU 2023 in questo caso. Ovviamente l'obiettivo, come l'anno precedente, per l'Academy è quello di far conoscere, intervistare i vincitori della passata edizione per riuscire ad avere informazioni non solo sul progetto presentato, sul progetto che hanno vinto, ma sulle persone, sul percorso didattico su cui sono arrivati a una determinata progettazione e anche i significati che stanno dietro ad alcune scelte progettuali. E ovviamente chi poteva chiedere diversamente con grande onore Giovanni Marucci, che è il Deus ex machina di tutto il festival e che è il suo fondatore, ci ha dato la sua disponibilità per una breve intervista per ragionare con lui di cosa è stato SACU 2023, ma soprattutto quello che ci interessa, cosa sarà SACU 2024 rispetto a quella che è un'evoluzione molto dinamica, molto veloce della cultura della progettazione. Ne parlavamo prima. Anche molto influenzata dall'evoluzione tecnologica dell'intelligenza artificiale, che in questo momento domina il dibattito a livello sia nazionale che internazionale. Prima di lasciare spazio ovviamente a Giovanni per darci quello che è stato il sunto della precedente edizione, ma soprattutto la prospettiva della nuova, lascio ovviamente la parola a Valentina Radi che non ha bisogno ovviamente Gianni di presentazioni, ma insomma presenterà Giovanni l'evento e ovviamente quelle che sono le sue caratteristiche fondamentali nella prospettiva del 2020. Valentina, a te la parola. Grazie ancora. Daniele, ti ringrazio, è sempre un piacere ritrovarti e soprattutto per parlare del seminario di Camerino, seminario e premio internazionale di architettura e cultura urbana di Camerino, di cui oggi abbiamo l'onore di iniziare questo ciclo di nuove conferenze, di nuovi incontri proprio con il fondatore, l'architetto Giovanni Marucci, che è attivo come architetto proprio nella realtà Camerte e già docente, ma soprattutto fondatore di questa istituzione culturale che per noi è rilevante. L'anno scorso, nel 2023, il titolo che in qualche modo ha sotteso anche poi tutti i premi che vedrete nelle puntate successive. Come tematica la cura dei luoghi, il bello, il buono, il brutto e il cattivo dell'architettura, insomma, attendiamo da Giovanni una riflessione su quello che è stato Camerino e sul nuovo grande tema che quest'anno ha già lanciato e che anche sul sito è possibile vedere ed esplorare. Giovanni. A te la Oh, parola. grazie. Dunque, quello che è stato, spero, credo che ne parleranno meglio i diretti interessati, cioè coloro che hanno partecipato, alcune delle persone che hanno partecipato, e precisamente le persone che poi hanno ricevuto una segnalazione o un premio con il loro lavoro. Quindi, e si trattava, come avete detto, della cura dei luoghi, un tema ovviamente di grande interesse, perché finché noi ci siamo su questa terra dobbiamo averne cura, in ogni senso. Noi in particolare ci occupiamo, ci siamo occupati, ci occupiamo costantemente della città, dell'architettura per la città, quindi diciamo il nostro taglio è quello. E quindi abbiamo anche parlato lo scorso anno insieme a Daniele, con Daniele, di quello che era un po' il tema nel fondo, e cioè che dobbiamo avere la cura dei luoghi, e i luoghi non sono spazi indefiniti, i luoghi sono luoghi perché ci vivono le persone. Quando le persone insediano uno spazio, un sito, quello diventa un luogo. Se non ci sono le persone,
non se non c'è una comunità o anche poche persone, non si può parlare di luoghi. Quindi è fondamentale, diciamo, la presenza umana. È la presenza umana che fa di un qualsiasi sito un luogo. Io non mi dilungherei diciamo, sull'edizione trascorsa, che come al solito ha avuto un buon esito. Daniele Verdesca ne sa qualcosa perché ha partecipato attivamente, e anche tu, Valentina, quindi sapete com'è. Insomma, è sempre un piacere ritrovarsi con tante persone che vengono un po' da tutta Italia, anche dall'estero, e quindi si parla così più o meno animatamente dei vari aspetti che sottendono appunto il tema generale che l'anno scorso era appunto la cura dei luoghi. Quest'anno, la prossima estate, tratteremo della città bella, la città bella, città per tutti. Il periodo sarà a fine luglio, dal 29 al 31. Quest'anno avremo un'edizione un po' abbreviata rispetto alle scorse edizioni, che erano solitamente di 5 giorni, per una questione logistica, diciamo così. Quindi poi c'è anche una velocità che è sempre presente in tutte le azioni che si fanno in questi ultimi tempi. Quindi abbiamo velocizzato, ci siamo adeguati a questa cosa. Quindi anche, fra l'altro, non ci saranno relazioni vere e proprie, ma ci saranno delle conversazioni, dei panel su dei temi che abbiamo individuato. Uno di questi temi è quello che mi sembra abbia già accennato, a cui abbia già accennato Daniele, che è quello della intelligenza artificiale in rapporto al progetto per la città, ovviamente. Perché questo, nel fondo, è il tema che noi alla fine trattiamo: architettura e città, in tutte le sue sfaccettature, diciamo, e anche in un modo interdisciplinare, quindi dal punto di vista anche storico, dal punto di vista dei rapporti anche con l'antico, con il presente, con il futuro. Insomma, l'architettura come base, come fondamento sostanziale per la costruzione della città. Quindi uno dei temi sarà questo: l'intelligenza artificiale e progetto di città. Altri temi saranno esattamente, ne sono stati individuati 6, corrispondenti alle 3 giornate, quindi due panel per ogni giorno, la mattina e il pomeriggio. Il primo sarà armonia e città condivisa. Il secondo tema sarà gli spazi aperti della città. Il terzo tema, la forma della città, e quindi un aspetto, diciamo così, morfologico. Poi un altro tema sarà la città per tutti, accoglienza, mobilità, reti urbane. Poi il tema a cui abbiamo già accennato, intelligenza artificiale e progetto di città. Infine, l'architettura raccontata e il mestiere dell'architetto. Questi sono, diciamo, i temi che verranno trattati in questi panel. A queste conversazioni si alterneranno le presentazioni di progetti. Quest'anno cercheremo di invitare anche dei professionisti che si distinguono, diciamo, nel loro lavoro professionale, appunto, quindi studi professionali, a presentare dei lavori realizzati, delle opere realizzate negli ultimi 5 anni. Si potranno presentare anche dei progetti. A questa sessione sono naturalmente invitati anche, anzi direi soprattutto, gli studenti, i dottorandi, i neolaureati, coloro che non hanno avuto l'opportunità e la possibilità di realizzare ancora dei progetti, ma che sono pieni di fantasia, di idee, di creatività. E quindi, fra l'altro, il nostro incontro si distingue, direi, come anello di congiunzione fra università e professione. Quindi è un po' come dire un invito ai giovani che escono o stanno per uscire dall'università, e quindi un po' di, come dire, un viatico per iniziare l'attività. Fra l'altro, in un momento in cui la professione di architetto è in una fase di non so come dire, comunque
È una situazione strana, nel senso che ancora non si sa esattamente quello che sarà e non è più quello che è stato, insomma, in un certo senso. E su questo anche il discorso intelligenza artificiale ha una sua. Ma non è solo questo, è l'organizzazione dello studio, l'organizzazione del lavoro, le componenti che incidono nella realizzazione di un'opera. Siamo in una fase di transizione, ecco, questa è la. Quindi. È importante la presenza dei giovani, degli studenti, delle studentesse ovviamente, e di coloro che si affacciano, diciamo così, alla professione. La città bella, per dire, diciamo, due parole sul tema, ovviamente dire città bella equivale a dire quasi niente, nel senso che non basta, ovviamente. Occorre chiarire quantomeno che cosa si intende per bello. Perché in realtà noi conosciamo delle città che sono anche che riteniamo molto belle, scintillanti, sensuali, rispetto alle quali rimaniamo così stupiti, però anche alieni, estranei. Quindi non vanno. La nostra idea di bellezza è un'idea che è riservata a città accoglienti, a città umane, come posso dire, inclusive, dove si respira un'aria salubre, una città amichevoli, appunto, dove ci si sente a casa, sia per chi ci vive e sia per chi le frequenta anche occasionalmente. Quindi l'architettura in questo è una componente, come sappiamo, fondamentale, perché ovviamente è l'aspetto fisico della città che poi incide sull'aspetto psicologico. Quindi è fondamentale. E questo sia dalla casa, però non la casa intesa come una capsula all'interno della quale uno si isola, ma come componente, come cellula primaria della città, cioè come componente sostanziale, fondamentale, primario della città. Si parlerà dei luoghi, ovviamente, come abbiamo già fatto, perché i luoghi pure sono un fatto sostanziale, fondamentale, e quindi dello spazio urbano, dei luoghi, intesi come spazio appunto di socialità. Ecco. E naturalmente lo spazio concepito per accogliere tutte le attività umane nel migliore dei modi, sia a livello in cui le persone, sia a livello individuale, sia a livello collettivo, comunitario, diciamo così, possono avere il massimo della loro soddisfazione, dove ci sia libertà di pensiero, dove ci sia la possibilità di manifestare il proprio pensiero, di muoversi anche liberamente, quindi si toccheranno anche i temi della mobilità, ecco, in ogni senso, sia dal punto di vista della mobilità, diciamo, fisica, proprio della deambulazione delle persone magari meno capaci di, appunto, di deambulare, alla diciamo, mobilità intesa anche di senso virtuale, nel senso così delle reti anche. Quindi la città bella in sostanza è un progetto in divenire, non è una specie di utopia che non si raggiunge, ma che bisogna sempre comunque ricercare. È affascinante per la complessità che presenta, la complessità della dimensione urbana, degli aspetti mutevoli, cangianti che ci sono, dei cambiamenti epocali, dei cambiamenti delle tecnologie in evoluzione, sempre in evoluzione. Quindi tutto quello che vogliamo, però deve rimanere fermo un punto, cioè la ricerca di umanità. Ricerca di umanità. Il benessere, la libertà di movimento, appunto, e la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero. Questo, diciamo così, è un po' una sorta di intenzione, di manifesto, di cappello che sta soprattutto in un certo senso. Poi quello che sarà non lo sappiamo, perché dipenderà di anno in anno dal grado, insomma, dalle persone che parteciperanno. Noi pensiamo sempre, diciamo, che siano al massimo, che ci siano più persone possibili. Cerchiamo di fare
anche umilmente, diciamo, quello che possiamo fare senza voler fare scuola, perché da noi non si fa scuola. Sono presenti tutte le possibili scuole, sia accademiche, sia, diciamo, professionali. Non facciamo distinzione fra di genere, non facciamo distinzione di età, per cui ci sono. Noi vorremmo che questo incontro fosse sempre come dire, un insieme di tutto e di tutti, amabilmente, gentilmente, con la possibilità ad ognuno di esprimersi liberamente, senza preventive anche selezioni. Per esempio, noi i progetti che si presentano ci stanno di tutti i tipi. Guardate, non è che tutto sia oro, come dire. Ci sono cose, ognuno presenta crede di poter presentare, dopodiché ovviamente ci sono delle selezioni, ma sono naturali le selezioni, no? Anche chi in un certo senso, diciamo così, è un po' indietro riguardo all'idea di città, alla progettazione, al suo modo di vedere l'architettura e l'architettura per la città, ha modo di confrontarsi con persone magari più esperte, e quindi ha la possibilità di acquisire anche liberamente delle nuove capacità, di cambiare anche modo di vedere le cose e così via. Non so, questo adesso così in via di massima è quello che io mi sento di dire. Poi, logisticamente, dal punto di vista logistico, ci sarà anche un premio, come ha detto giustamente Valentina. Quest'anno i premi saranno due, uno per le opere realizzate e uno per i progetti. Come dicevo, ai progetti possono accedere anche gli studenti di architettura o di ingegneria, no? Sia italiani che stranieri, diciamo. E quindi chi presenta il lavoro, noi invitiamo anche a presentare degli studi, diciamo, avanzati, degli studi professionali che sono, diciamo, ritenuti, che hanno delle cose da dire, insomma, in fatto di progettazione, possono anche, a quel punto possono anche partecipare al premio, si iscrivono come si iscrivono tutti, altrimenti saranno nostri ospiti e quindi presenteranno, diciamo, il loro lavoro senza partecipare al premio. Adesso non so se voi avete qualche curiosità, io sinceramente non dico che mi avete colto impreparato, perché me l'avete già detto da tempo, però io, come al solito, nella mia improntitudine, che è preso dalle cose del lavoro, della giornata, è così. Però eccomi qua. Giovanni, intanto ti ringraziamo per la disponibilità perché sappiamo come sei impegnato anche Ma no, nell'organizzazione. insomma, come tutti, immagino, come te, come Valentina. Sappiamo il tuo impegno che non è oggi, è un impegno storico, quindi tanti anni. Grazie per la disponibilità. Daniele, è anche un piacere, perché è un piacere di ritrovare tante persone, di conoscere tante persone, di incontrare persone come te, come Valentina, come tanti altri, ed è un arricchimento, così proprio, questa è la vita, Ah, la vita è questa. Se non un c'è questo, ragazzi, se non abbiamo questa possibilità, questa opportunità dell'incontro, il piacere questo è anche il motivo per cui noi, questo incontro di Camerino, a parte i 2 anni della pandemia, lì del Covid, lo abbiamo sempre e seguiremo finché lo possiamo fare in presenza. In presenza. Cerchiamo di evitare anche i costi, le relazioni online, le cose, diciamo così, che pure sono importanti, in certi casi sono fondamentali, ma non si può fare diversamente. In questo caso noi ci siamo presi questa nicchia, diciamo così, in cui cerchiamo di avere degli incontri ad persona. Tra l'altro, ti ricordi, lo scorso anno anche c'è stata un'intervista simile, e mi hai fatto un po' chiacchierare del seminario, e ti ho presentato tutta
tutta la coreografia, tutto il fatto delle feste che facciamo, degli Volete... incontri, diciamo, anche fuori dalla... Insomma, questo è. Guarda, Giovanni, su questo. La forza di questo evento che vivo ormai da molti anni è proprio quella, cioè il tema delle relazioni, no? Sono relazioni sicuramente di grande formazione, cioè è un momento di formazione per tutti, poi di condivisione, di crescita reciproca, continua. E poi anche relazione umana, no? Quindi c'è cioè questa cosa della presenza, credo che sia fondamentale. Volevo anche dire che il seminario Giovanni, Giovanni ha anche vinto il premio INARC Ah, sì, è 2020 vero. Sì. l'anno scorso. Questa è una cosa importante perché il seminario, cioè, è chiaramente un simbolo, un premio che comunque attesta il grande valore di questo che non è solo un evento, cioè è un'istituzione. Sono Quindi. stati troppo buoni, dai. Non... Noi cerchiamo sempre di mantenere... Di volare bassi, come dire, nel senso che ci interessa che le persone si sentano a proprio agio, ma al di là di tutte queste questioni, poi è importante che si acquisiscano dei contenuti, che le persone che vengono a Camerino possano poi tornare nelle loro sedi con qualcosa in più, anche poco, però con qualcosa in più. Ecco. Ovviamente parlo di professione di architettura e di architettura per la città. Ecco, ovviamente di questo Assolutamente, non guarda, ci vuole. quindi, non solo umanamente confermo tutto quanto che ho avuto modo di piacere, benché sia la nostra Academy, ma uno degli aspetti che ho apprezzato di più è proprio questo di ritrovare le radici del contatto umano, questo riallacciare queste relazioni che spesso ora la tecnologia in qualche modo consente molto, ma a volte ci fa trascurare. Ma hai posto e ti lancio l'ultima domanda e due temi io credo fondamentali. La prima è il rapporto tra università e mondo della professione. Questo momento storico, mi permetto di dire, sono due compartimenti stagni che spesso non si parlano. Allora è chiaro che il ruolo di Camerino è anche di pontiere, di provare a trovare dialoghi di narrazione, di condivisione, di osmosi delle informazioni tra due settori che, ahimè, i ritmi del tempo attuale di estrema competizione, come hai detto anche tu, no? Dobbiamo sintetizzare, stringere, andare al risultato. Siamo ovviamente ognuno catapultati all'interno del proprio orticello. Non si dialoga. Non si produce più cultura. Quindi trovo fondamentale questo primo elemento che hai segnalato, cioè lo scopo di Camerino è far dialogare la ricerca universitaria e la professione degli architetti. Direi che questo contesto storico è fondamentale. Ma ed è fondamentale soprattutto per le nuove generazioni, no? Chiaro, come abbiamo sempre detto, l'Academy è molto attenta proprio alle nuove generazioni. Perché? E quindi il secondo punto che dicevo, questa trasformazione in corso, questo mutamento bello che sta avvenendo nel ruolo della professione dell'architetto. Non siamo più quello che per anni ha rappresentato l'architettura, ma non siamo ancora divenuti. Abbiamo portato ad esempio l'intelligenza artificiale come esempio massimo, no? Mediatico in questo momento del cambiamento. Però effettivamente è così. Ma anche la crisi climatica, il problema energetico, le democrazie, sono tutte le pandemie, cioè le guerre, no? I cambi, cioè sono tutti elementi che stanno mettendo in profonda discussione cosa vuol dire essere architetto, cosa vuol dire progettare i luoghi partendo dall'idea che vengono popolate dalle persone, no? In alcuni luoghi continua a esserci la guerra. Sono rase al suolo le città, in altri luoghi si stanno costruendo delle meraviglie, no? Degli
dei Campi Elisei, dove fior di miliardi di dollari sono impegnati a costruire delle elite in qualche modo, no? Delle nuove architetture nei deserti, sott'acqua, sul mare, sulla luna. Cioè, ci troviamo in un mondo che, come avrebbe detto Calvino, Visconte di Mezzato, è un attimo, vive di contraddizioni, fondamentalmente vive di contraddizioni. Quindi credo che sia nel primo punto, rapporto università-professioni, sia nel secondo, ciò che era ma ciò che ancora non è della professione dell'architetto è centrato in due temi fondamentali di questo periodo storico. A te l'ultima riflessione, Giovanni. Ma sai, sei talmente complicato e talmente tante cose che tu hai toccato che... Però devo dire, hai toccato delle cose straordinarie che purtroppo non riguardano solo l'architetto, cioè qui che riguarda l'umanità, cioè quello che sta accadendo purtroppo è una questione straordinaria, sconvolgente, diciamo così, le cose brutte che stanno accadendo in giro per il mondo, che sono sempre accadute, ma qui in questo momento poi c'è un momento di esaltazione, di mancanza proprio di attitudine al ragionamento, non so, da parte di... comunque, su questo io metto un punto perché non posso parlare, cioè non ho nessuna intenzione di... Poi, hai toccato, sì, il discorso dell'intelligenza artificiale, del cambiamento, una di queste è dovuta all'intelligenza artificiale. Adesso, siccome tu ne hai parlato in più occasioni, è una cosa a cui tieni molto, allora io personalmente ho una mia idea, ma io sai, sono un architetto del Novecento, sostanzialmente, perché seguito a fare il mestiere, però... Com'è che chiamano oggi i boomer? No, Uber, Uber. boomer, quelli come me, appunto, no? E quindi l'intelligenza artificiale è sicuramente una cosa che a me un po' mi dà tanta meraviglia, diciamo così, quello che vedo. Però bisogna anche stare molto attenti, bisogna stare molto, molto attenti. Perché certamente cioè, se si vuole competere quanto a memoria con la macchina, ha possibilità di condensare informazioni, di elaborarle, di rigettarle poi e con una rapidità incredibile, non c'è nessuna mente umana in grado di stare alla pari, no, ma non dico alla pari, proprio di... Però io la chiamerei memoria artificiale piuttosto che intelligenza artificiale, perché l'intelligenza io credo sia da intelligere, comunque sia richieda una conoscenza profonda delle cose, un atteggiamento critico del pensiero che nella profondità, che penso sia questo un'attitudine del genere umano. E certamente non può essere creativa, non può essere innovativa, non può essere costruttiva l'intelligenza artificiale. Ribadisco, quanto a memoria e a possibilità di elaborazione, non esiste una mente umana in grado di avvicinarsi minimamente. Però ecco, io poi penso anche un'altra cosa, che certe volte è importante ritornare all'origine, avere dei dubbi, e la macchina non ha dubbi. Avere anche la possibilità di ripensamento, avere anche quel piacere, quel gusto di vedere che un'opera l'hai compiuta e l'ha compiuta bene. Oppure anche, sai che quella incredibile cosa per cui tu cercavi una cosa e ne hai trovata un'altra. Per cui a un certo punto pensiamo per esempio a
a Cristoforo Colombo che va in India passando da ovest e poi si imbatte nell'America, no? Nell'America. Cioè, anche tanti scienziati che hanno, ricercando qualcosa di specifico, hanno trovato altre cose. Quindi questo stupore, lo stupore, ecco, però adesso questo, diciamo così, mi hai un po' portato su questo ragionamento dell'intelligenza artificiale, che non è certamente l'unica cosa che verrà, come si diceva, che verrà trattata. Io non vorrei prendere ancora troppo tempo perché mi sembra di averne preso una quantità notevole. Vi ringrazio molto di questa chiacchierata, sono molto contento. Ringrazio Daniele, ringrazio Valentina. Se non avete altre cose, io in questo Guarda, momento vi saluto di cuore, molto cordialmente. siamo noi che ringraziamo te e ovviamente lasceremo poi a chi sta seguendo questa serie di interviste i protagonisti di Saco che in qualche modo poi riporteranno, no? Le varie occasioni di cui abbiamo parlato prima, ma ci interessa che aprisse questi dialoghi in gabinetto digitale Giovanni e che comunque lo facesse. Dandoci la prospettiva verso cui stiamo andando per il 2020. Giovanni, davvero grazie, ancora grazie. Grazie, grazie, grazie a voi. Se lo ritenete, potete anche togliere, tagliare, fare tutto quello che volete, perché non è che mi piace farla troppo lunga. Invece io quando mi metto a chiacchierare capita che poi con persone amabili come voi succede che magari si va più avanti, più a lungo di quanto si dovrebbe.